territorio canavesano, in questi mesi, tramite i servizi che abbiamo confezionato nelle varie forme, nelle varie rubriche che trovate settimanalmente sulla provincia di O e su BTV News, naturalmente abbiamo cercato di dipingere, o meglio, di tratteggiare quella che è una enorme fotografia di un territorio fantastico, perché il Canavese effettivamente ha tanto da dare. Abbiamo conosciuto amministratori che nel corso del sia attuale ma anche passato della loro amministrazione hanno cercato di far crescere e far conoscere sempre di più le realtà grandi o piccole del Canavese, appunto. Tra questi sicuramente c'è l'ospite di questa sera che è Igor De Santis. Buonasera, Igor. Buonasera, buonasera a tutti voi e grazie per l'invito. Grazie a te di averlo accettato, primo cittadino di Ingria, ma non solo, perché tu sei coinvolto tra montagne, UNCEM, sei un amministratore che negli anni si è sempre dato molto da fare e sei sindaco ormai da 3 mandati di una delle realtà più piccole del Canavese, ma anche una delle realtà, diciamo sicuramente, che si sono date più da fare, tanto da arrivare a essere ormai una realtà internazionale. Proprio di recente Ingra, ma non solo, ma anche le altre due realtà del territorio, ovvero Ronco e Valprato, sono state, anzi siete stati ospiti in Francia di una bella iniziativa legata alle tradizioni, perché la Valle Soana ha grandissime tradizioni che travalicano appunto quelli che sono i padri confini e arrivano anche oltre, vedi in questo caso la Francia. Igor, hai voglia di raccontarci cos'è stato questo evento, o quali sono state, diciamo così, le basi che hanno portato alla realizzazione di questo bellissimo momento di interscambio? Certo, volentieri. Beh, premetto, come giustamente dicevi, da anni noi comunque come dire, lavoriamo per avere questo scenario internazionale, ma perché poi internazionale lo siamo, ma non tanto per il nostro valore, ma per storia, storia che è importante delle nostre valli. Al di là che oggi abbiamo raggiunto importanti risultati in vari contesti, in varie iniziative internazionali, ma la nostra storia è quella di una terra. Una valle fantastica, come fantastico dicevi tu, ma nasce da una terra di grandi migranti, una terra che comunque ha visto, ahimè, i nostri nonni, bisnonni, dover partire per motivi di lavoro. Ma poi c'è un ritorno importante, che è anche un voler ritornare alle origini, origini che non sono solo quelle puramente di un discorso geografico, territoriale di quelle montagne, proprio di tradizione, quindi è proprio una passione, un amore per quella che è la storia di quelle che è un po' la vita della nostra Valle Soana. E con grande piacere abbiamo avuto modo di poter partecipare, io con i colleghi Francesco e Lorenzo, i 3 sindaci di Valle a Parigi. È stata un'iniziativa che da anni comunque è forte il legame con tutta, diciamo, questa popolazione che vive tipicamente in Francia, ma ne abbiamo anche negli Stati Uniti, Svizzera, Argentina, insomma. Dislocate in maniera, diciamo, internazionale, forte la parte francese, e proprio a Parigi abbiamo voluto ritrovarci, grazie anche a un'associazione che di nuovo ha voluto riprendere in mano e gestire un po' questo meccanismo di tenere vivi questi valori. E quindi il 16 del mese ci siamo trovati a Parigi in un evento veramente molto bello con questa associazione che si chiama l'Inuktri. I nostri, tradotto in italiano, quindi proprio voler rievocare il passato, le tradizioni, con il gruppo folcloristico Livi Rigunel di Ronco, che rappresentano un po' tutta la Valle Soana, e tutti insieme che ha voluto partecipare in un bellissimo teatro degli anni 40, ancora immacolato, quindi anche un ritorno nella storia, un evento Periodo molto. storico che appunto ha visto tanti di, come hai giustamente sottolineato tu, padri, nonni, zii che si sono trasferiti negli anni passati per cercare di avere un po' più di fortuna e che effettivamente molti la fortuna poi alla fine l'hanno trovata. Assolutamente sì, nel senso molti addirittura, insomma, sappiamo ormai, è noto, insomma, locali ben noti di Parigi sono comunque di origini valsoanine, ma anche molte tipologie di artigianato, dai vetrai per dirne una, che sono proprio quella tipologia di artigianato come altre, come l'arrotino, come lo stagnino, che noi vogliamo riportare sempre, sia nelle manifestazioni storiche, ma anche chi proprio nella realtà ancora
continua, porta avanti, io ritengo che debba portare avanti, perché è un patrimonio storico. È stato proprio questo il focus dell'evento. La Valle Soana c'è, ma non è solo un territorio, è uno stato d'animo, diciamo, è un credo. Bello, giusto. Che non è, appunto, ripeto, non è solo un paese, non sono solo delle montagne, non sono uno stato territoriale, ma è quando uno ci crede, continua quello che sta facendo l'associazione, molto importante, con dei ragazzi giovani. E questo della percezione che le nuove generazioni continuano. Ringrazio anche Josephine Brucla, la presidente, ma tutto il bureau, come il direttivo, che ha portato avanti e sta portando avanti in maniera egregia questa iniziativa, e spero che sia solo l'inizio, anzi sono sicuro che sarà solo l'inizio. Inizio di una nuova avventura, definiamola tale, ma voi di avventura ne avete affrontate tanto. In particolare Ingria effettivamente è riuscita ad arrivare, come dicevamo prima, a livello addirittura internazionale, mondiale, perché con la partecipazione a Comuni Fioriti si è uscite da quello che era una realtà locale per arrivare addirittura al panorama europeo e mondiale, accentrando, poi portando appunto su Ingria, ma in realtà sulla valle, sul Caravese, l'attenzione di tanti che hanno scoperto una parte di territorio che forse, diciamo la verità, in tanti non conoscevano, non pensavano neanche esistesse, forse neanche un punto sulla cartina. Quindi questa è anche la dimostrazione che quando si decide di fare qualcosa di concreto, i risultati poi arrivano e sono importanti. Sì, confermo, sono, come dicevi tu, quasi alla fine del terzo mandato, quindi 15 anni del sindaco, 20 anni da amministratore, e sì, anche a Rivarolo, Chivasso, Cornier, dicevi Ingria, dov'è? Beh, questo, come dici tu, era proprio un discorso, e penso che si sia lavorato bene in quella direzione. Ripeto, non è solo un punto, dobbiamo comunque continuare in questa direzione, è quella proprio di valorizzare quello che è un grande patrimonio di tutto l'arco alpino. Noi nel nostro piccolo cerchiamo di fare la nostra parte ed essere anche, come dire, un po' un riferimento delle piccole realtà canavesane, ma la forza deve arrivare dalle amministrazioni. Io penso che importante sia anche l'intervento degli enti superiori, che devono capire questo passaggio, questo aiuto nel valorizzare, nel pubblicizzare, nel progredire e diventare anche addirittura uno strumento di sviluppo economico e turistico. La nostra esperienza, come dicevi tu, partiamo da una piccola realtà ai piedi del Parco del Gran Paradiso, sopra Ponte Canavese, che con la squadra, perché poi siamo pochi, ma tutti hanno messo, come dire... Infatti, lo dicevamo prima anche a telecamere spente, di come Ingria effettivamente abbia dato e stia dando anche tanto a quello che è la politica locale, regionale e anche nazionale. Quindi effettivamente c'è una bella base. Sì, siamo riusciti appunto a partecipare, a ottenere risultati importanti in concorsi internazionali, contest come quello a livello nazionale dei Comuni Fioriti, che poi ci ha portato con Entente Floral ad avere una medaglia d'argento nel 2018 a livello europeo. Siamo stati in Cara da quest'anno rappresentando l'Italia al concorso internazionale, che poi Comuni Fioriti, ma è tutto un insieme di qualità, di vita, accoglienza, diciamo, gestione del green, i fiori sono di cui. Esatto, diciamo così, è solo la parte, diciamo, la punta dell'iceberg. Ma questo fa capire come la gente, perché poi da soli come una piccola amministrazione sarebbe stato difficile, e la sensibilità è come sia stato contagioso e virtuoso, no? Questo propagarsi della cultura, dell'attenzione, del bello, del verde, della pulizia, dell'accoglienza per i turisti, ma anche di chi vive tutto il giorno. Abbiamo anche raggiunto un importante traguardo proprio l'anno scorso dei borghi più belli d'Italia, una delle massime, diciamo, attestazioni di qualità per quello che riguarda a livello nazionale piccoli borghi come i nostri. Siamo partecipi anche dell'Associazione Nazionale dei Paesi dell'Acqua, siamo attenti a tutta una serie di, diciamo, di situazioni che possono valorizzare il territorio, ma dare anche incentivo dalle associazioni agli stessi abitanti del paese. Io ho la fortuna e il piacere di essere anche vicepresidente dell'Associazione Nazionale Città della Patata, che scherzosamente lavora con le manifestazioni, ma ha un bel indotto. Lavoriamo anche con gli stakeholder importanti, come le grandi aziende di produzione, molto in centro Italia, però anche noi, nella nostra piccola Ingria, siamo, diciamo, una rappresentativa piemontese di queste associazioni. Dimostrazione che quando si ha voglia di fare, alla fine, come dicevamo prima, i risultati si ottengono.
Igor, rappresenti appunto, vivi sulla tua pelle quella che è una realtà piccola, un territorio canavesano, una parte del territorio appunto che ha ancora tanto da poter dare, ha tanto da offrire, però è anche vero che è un territorio che ha bisogno di essere aiutato, nel senso che sì, parlavamo qualche tempo fa con uno dei tuoi colleghi sindaci anche del fatto che bisogna cercare di una volta tu come i nostri avi siano partiti per andare a cercare fortuna perché c'è la necessità, oggi col mondo che è cambiato c'è bisogno e c'è anche la possibilità di portare di nuovo gente in valle. Sicuramente però bisogna lavorare su determinati aspetti come possono essere quelli di servizi o delle infrastrutture. Appunto, con questi 20 anni di esperienza nella parte amministrativa, secondo te che cosa serve alla Valle Suana per fare lo step successivo? Sicuramente questo è un nodo molto importante, perché quel volano che serve a riuscire, insomma, a dire, a ridare il via o a dare finalmente il via, perché forse da troppi anni, come dire, siamo rimasti un po' indietro rispetto ad altre realtà che non abbiamo nulla da invidiare, certo. Sono convinto che la realtà nostra, delle nostre montagne canavesane, del parco del Gran Paradiso Piemontese, non abbiano comunque da patire nessun tipo di confronto. Ovviamente con i servizi è una partita importante, noi come amministrazioni locali, io vedo che si sta facendo molto, sono fiducioso perché anche con i colleghi amministratori, un cambio generazionale, molti giovani stanno spendendo il loro tempo nella strada giusta, quella che secondo me è quella che deve anche, come dire, coinvolgere associazioni, cittadini, il tessuto locale. Chiaro poi che per quel passaggio in più abbiamo bisogno di un aiuto esterno, ma vuoi anche da un punto di vista economico, da un punto, certo, di vista strutturale, essere accompagnati a delle grandi opere che per noi sarebbero impossibili o avrebbero delle tempistiche che si dilaterebbero troppo nel tempo, mandandoci fuori da quel mercato turistico che invece dobbiamo aggredire oggi. Certo. Parlo comunque di Regione Piemonte, parlo dei ministeri con i quali colloquiamo quotidianamente, stiamo lavorando, sono convinto che insomma troveremo il modo per mettere a terra, così dire, quelle che sono delle progettualità, ma possiamo parlare dal punto di vista dei trasporti, sicuramente con GTT si sono fatti dei passi avanti, gestendo al meglio ovviamente, senza andare, certo, ad abusare quando magari non è il caso. Posso parlare di lavoro fatto anche con i privati nel mondo dell'Airbnb, proprio in questo momento abbiamo degli studi in valle con l'università per mappare, capire come efficientare o dove ci possono essere delle mancanze, fino a grandi opere importanti come può essere l'invaso della Valle Soana, quello che stiamo lavorando con l'Unione Montana Valle Orca Soana, che ricadrebbe proprio sul, certo, comune di Ingria, sì, e argomento direi di totale attualità a 360 gradi. Che fa discutere da una parte, ma che effettivamente con quello che è il momento storico che stiamo vivendo, forse questa terra ne ha bisogno come il pane. Ne ha bisogno assolutamente, se vogliamo immaginare, ma anche solo vedere come sono messi i nostri ghiacciai, cosa abbiamo visto lo scorso anno, da problemi di irrigazione a problemi di sicurezza, proprio in caso di incendi, certo, vediamo il lago di Ceresole che praticamente si poteva attraversare, insomma, che, sì, cosa che non si vedeva da anni, certo. Questo è un campanello d'allarme. È un campanello d'allarme non tanto perché lo vedo come un episodio, ahimè, ma come un qualcosa che si protrarrà nel tempo, al netto che poi ovviamente esisteranno dei grandi cicli, certo, climatici e auspico che nel tempo insomma possa ritornare a un certo equilibrio, ma gli ultimi anni a venire dobbiamo comunque prendere atto di questa situazione e ragionare in quella dinamica, dinamica appunto che da livelli a livelli anche di energie, fino ad arrivare poi a aspetto anche il potere turistico, no? Perché poi anche quello non è da meno. E, ormai insomma, la sicurezza di fronte a queste infrastrutture è totale, vabbè, questo non serve dirlo, no? Non viviamo con una serie di dighe a due passi da casa e comunque in questi anni non abbiamo mai avuto problematiche di nessun tipo, ma al di là di quello poi ognuno può avere giustamente il proprio pensiero, però effettivamente è un passo avanti importante per la valle, come dicevi, servono infrastrutture, serve permettere al territorio di crescere, di fare quello step necessario per diventare sempre più appetibile, sia dal punto di vista turistico, ma anche per quelli che
avranno voglia di cambiare un po' aria, perché diciamo la verità, il Covid e il lockdown ci ha fatto capire a tanti che se hai la possibilità di essere in mezzo all'aria aperta, in montagna o in campagna, sicuramente anche una situazione difficile come quella è completamente gestibile in maniera diversa rispetto a stare in un appartamento in una grande città da milioni di abitanti. Certo, no, assolutamente. Riparto dal tuo, prima, diciamo, tuo primo ragionamento. Sì, alle nostre valli, secondo me, non solo come territorio che può erogare servizi turistici, ma anche erogare servizi a più livelli, come un acquedotto di valle, che se ne sta parlando, come certo, servizi, diciamo, da un punto di vista energetici e naturalistici. Per quanto riguarda il Covid, confermo, comunque notiamo dei picchi di ritorno, ma ovviamente non solo noi, questo lo fanno gli studi regionali, nazionali. Il turismo chilometro zero viene molto più apprezzato, ricercato. Forse le grandi mete del turismo di massa, vuoi marittimo, montano, ora avendo ovviamente dei numeri importanti, certo, ma stanno lasciando degli spazi a chi invece ricerca la tradizione, la particolarità, la vera natura, e non quella, diciamo, un pochino, come dire, artificiale, certo, o comunque in cui vi è molto, diciamo, l'impatto, insomma, di quelli che possono essere i classici poli del turismo di massa, no? Come i grandi hotel, i grandi centri commerciali. Quindi questo per noi è sicuramente una partita da giocare, e giocare bene, e dobbiamo essere sul pezzo, pronti a offrire e strutturarci per poter essere pronti a questa situazione. Assolutamente. Igor, siamo arrivati alla fine della chiacchierata, ti ringrazio soprattutto perché ancora una volta hai dipinto, ripeto, un quadro di una valle che troppe volte viene dimenticata, ma che in realtà, come abbiamo rimarcato tantissimo in questa chiacchierata, tantissimo da dare. A questo punto invitiamo tutti gli amici a fare un salto, non solo a Ingria, ma a Ronca, a Valprato, prossimamente, adesso arriva la bella stagione, quindi fare scoprire o riscoprire quelle che possono essere delle bellissime ricchezze naturalistiche, e non solo a gustare i sapori delle nostre valli, fare in modo che il canavese, come già avete fatto soprattutto nel recente passato grazie al vostro impegno, far sapere che il canavese non è solo un pezzo di territorio del Piemonte, è un pezzo di territorio del mondo, quindi vogliamo che il mondo venga a vedere anche la Valle Soana. Ti ringrazio, confermo, noi siamo qui ad aspettare, ma tutto l'arco alpino, tutti i nostri paesi, Ingria, Frosinetto, Ronco, il Prato, la Valle Orco, ma ripeto, il Piemonte, dalla Lombardia, tutto quello che è la realtà montana, anche quella magari non così blasonata, non quella del grande circo azzurro delle piste, ha molto da dire, ha tanto da dire, lo sta facendo, andate a scoprirlo. Sicuramente, noi intanto un giro lo facciamo sempre, e almeno così sarà l'occasione anche per fare un po', diciamo così, di sana pubblicità al nostro bel territorio. Igor, grazie, alla prossima. Grazie a voi e buona serata. Grazie.